13 ottobre 2020, review abbastanza veloce di questo gioco ormai vintage, ovvero la mina vagante. Allora, per sostituire o inserire, se non presenti, le batterie, andiamo a togliere il cappuccio in gomma della parte gialla, può essere un po' duro perché ha pressione. Ok, fateci caso, qui c'è uno scasso e a un certo punto è presente un'aletta, anche qui. Deve essere accoppiata, quindi è inutile premere se la direzione non è giusta e questo evita che ci sia una rotazione di questo tipo. Per togliere questo coperchio c'è una vita a stella. Qualora sotto ci fossero le quattro batterie, che sono quelle a stilo da un volto e mezzo, essendoci alla loro base una molla, potrebbe spingere. Quindi l'ideale è quello che suggerisco: qui non ci sono batterie, per cui non ci sarà problema. Ma suggerisco di tenere due dita così mentre si va a svitare la vite. Di modo che si evita che il coperchio venga sparato via col rischio di perdere questa vite. Allora, quando poi andrete a rimontarlo, un altro suggerimento è quello di, come avete visto, qui ci sono delle alettine e questo pezzo combacia, di modo che, è studiato in modo tale che non possa essere montato ruotato. E io suggerisco di tenerlo bello fermo, bello stretto con due dita, mentre qua si avvita, di modo che si evita una torsione laterale che va ad esercitare pressione su queste alette. Essendo comunque una plastica vecchia ormai, evitiamo di rompere le alette. Allora, a questo punto vado ad inserire quattro batterie stilo, e per batteria stilo si intende questa, quella classica. Stoppo un attimo il video per non fare la parte noiosa dell'inserimento. Ok, ho inserito le quattro batterie al loro posto. Vi sono degli adesivi posti lateralmente che fanno vedere quale orientamento devono avere i poli positivi, quindi quelli coi pernini. Adesso attenzione che sotto non è simmetrico perché c'è un perno, un perno, un perno e nulla. A parte dove non c'è nulla, quindi piana, deve andare qui in questo caso, perché qui abbiamo la sede del pernino, sede, sede, e questo è vuoto. Quindi questo andrà posizionato così. Poi vedo di allinearlo bene con le alette, premo bene, mi assicuro che sia bello in sede, quindi bello imbattuto ovunque su tutti i lati, tenendolo giù molto premuto forte, perché adesso ho le quattro molle delle batterie che spingono, vado ad avvitarlo. Avvito in modo fermo, ma non eccessivo, da rischiare rotture. Ok, e a questo punto vado a mettere il suo cappuccio orientandolo in questo modo qua. Cioè, ok, questo è al suo posto. Per l'accensione trovo il bottoncino. Pronti a giocare con la mina vagante? Gioco. Ok, ci sono sei tipologie differenti di gioco, ognuna è caratterizzata da un numero per poterlo scegliere. Gioco 1, colori, 2, numeri, 3, combina numeri e colori, 4, memoria, 5, cerca il codice, che è una modalità per un solo giocatore, 6, passa colore. Allora, la mina vagante tiene conto solo di ciò che è in alto, quindi sull'asse verticale che punta verso il cielo, giusto per farci capire. Quindi, nelle modalità iniziali dovremmo usare bottone per selezionare. Quindi, se io volessi giocare ad esempio numeri, lo pongo così, il bottoncino è sotto e quindi lo metto verticalmente così e clicco qua sotto per fare modalità 2. Gioco 2. Numeri. Ok. Scegli il numero di giocatori. Facciamo finta di voler giocare in 3, quindi metto così e clicco. 3 giocatori. Ok. Gioco 2. Partita 1. Inizia con 3 Ok, allora è già posizionato giocatore. giusto. Ok, 1. Segui i miei comandi, altrimenti 6. Finito. 5. 3. 6. 4. 2. 3. 5. 4. 6. 4. 6. 1. Giocatore. Qua ho Hai giocato bene. totalizzato 12 punti questa partita. Allora, Giocatore 2.
Adesso cliccando dico che il giocatore 2 è pronto e facciamo un esempio di cosa succede sbagliando. Inizia con 1. Allora l'1 è già qua, fortunatamente. Giocatore 2, segui i miei comandi, altrimenti sei finito. 4. Facciamo un 6. Giocatore Errore. 2, hai totalizzato 0 punti questa partita. Allora, ne vuoi. Giocatore 3, Lasciamolo è il finire. tuo turno. Ok, allora, nel momento in cui io mi muovo devo essere preciso perché se faccio un'oscillazione o un'insicurezza lo prende come se fosse sbagliato, deve essere preciso, netto il mio stacco direzionale. Allora, dopo un tot di tempo va a spegnersi automaticamente, non, da che mi risulta non vi è un on-off. Adesso in attesa che il terzo giocatore clicchi per andare a fare qualcosa, quindi io la posso movimentare e basta. Il momento in cui poi posizionerò, mi dirà giocatore 3, scegliere parti col 2 e da lì parti, via dicendo. Dopo fa la classifica dei punti, c'è lo spareggio, quindi a seconda partita, terza partita e via dicendo. Questo è quanto.